Buongiorno, anzi buon pomeriggio, anzi buona domenica. Sì, è domenica. Mi vedete un po' truccata, un po' sistemata perché sono tornata a casa da poco, ho fatto delle commissioni, siamo andati a trovare la mia nonnina e niente, quindi sono tornata a casa, mi sono finalmente messa comoda e Ale mi sta chiamando perché la devo anche cambiare adesso. E quindi andiamo a cambiarla e passiamo questa domenica insieme perché mentre tornavo vi ho messo un post su Instagram per chiedervi che video volevate che girassi oggi perché non avevo la più pallida idea di che cosa fare e quindi ho preferito chiedere a voi e mi avete proposto vlog in tantissime come sempre, lo so che il vlog è il vostro preferito per eccellenza, però volevo fare qualcosa di diverso, però mi rendo conto che il vlog poi è il vostro preferito e quindi eccomi qua con un vlog. E quindi farò un mix tra le vostre proposte perché mi avete messo mukbang, come si dice, mi avete messo vlog, mi avete messo video con Ale, quindi insomma farò una sorta di mix. E arrivo, amore mio, e farò una sorta di mix e farò sia video con Ale che vlog che mukbang se dopo farò una specie di merenda. È vero, polpetta? Finalmente oggi è uscita l'estate qui a Torino, come vedete sono in canottiera e pantaloncino. Finalmente! È vero? È vero, Tobina? Cosa ci dici alle stelline? Alle zie stelline, cosa dici? Che in questo periodo questa bella bimba si guarda il pugnetto. Si guarda il pugnetto e se lo esplora, si guarda la manina. Si guarda la manina. Andiamo a cambiare questo pannolotto. Andiamo a cambiare il pannolotto. Qua devo ancora aprire le persiane, non le ho ancora aperte perché sono tornata da poco. E ora ci cambiamo. Ciao! Ma lo sapevate che questa bimba è l'amore della mia vita? Insieme al mio altro bimbo di 7 anni quasi. È proprio il compleanno del fratellone. Eh? Dobbiamo organizzargli una mega festa. Chiedono tutte di te che vogliono il vlog che ci sia anche tu. E quindi eccoti qua. Principessa. Adesso ci siamo cambiate. Ci riposiamo un pochettino. E poi tra un po' è ora di nuovo della pappona. Dove vai? Dove vai? Dove ti tuffi? Amore della mamma, oh sì, andiamo a fare un po' di nanna adesso. Allora, bimba addormentata, ho messo anche il cellulare sotto carica perché stava morendo letteralmente e ho preso un pacchettino, mentre dorme ne approfitto per farvelo vedere, che è arrivato da poco per la piccolina. E ve lo voglio mostrare perché se anche voi avete bimbi piccoli o comunque entro l'anno, 9 mesi, un anno, ma poi magari ci sono anche altre taglie, quindi andate a dare un'occhiata perché a me è piaciuto tantissimo questo completino molto molto originale e quindi ci tengo a farvelo vedere. Allora, il negozio è questo qui, Idexe. E ci è stato regalato questo completino per la piccolina. Per i 9 mesi, quindi lo terrò per più avanti, però guardate quanto è originale, a parte il fatto che è grigio con questi pois lilla che veramente adoro tantissimo, piace un sacco questi colori, ormai lo sapete, e poi guardate la scritta, cioè limited edition just me, cioè spettacolare, la mia bimba è limited edition, effettivamente ogni bimbo è limited edition, non ci sono doppioni, quindi veramente molto originale, l'ho trovata una cosa molto particolare, quindi se dovete fare un regalo, secondo me, oppure per i vostri bimbi o per la vostra bimba, perché è un capo femminile, secondo me è molto originale. Poi non so se l'hanno fatto anche per maschietti, io darei un'occhiata comunque. E poi c'è il suo leggings da abbinare appunto sotto,
veramente veramente bello, mi è piaciuto da morire. E poi dentro c'era anche il catalogo, che potremmo eventualmente vedere già se c'è, ma non penso, solitamente non trovo mai nel catalogo, mettono le cose magari che devono ancora uscire, le nuove collezioni, non lo so. Però vi faccio dare una rapida occhiata. Bellissimi, hanno dei capi spettacolari, guardate che carino anche questo, un vestito intero a pantalone con la giacchetta sopra, anche questo vestitino molto carino, molto molto carino, bellissimo. E anche da bimbi maschietti, ci sono un sacco di cose belle in questo negozio qua. E, no, immaginavo che bella con la fascetta, magari quest'estate gliela farò anch'io. Qua c'è più roba da maschietto, bellissimo anche questo, The King. E basta, no, non c'è come immaginavo, non c'è mai. Quello che mi viene regalato nel catalogo non lo trovo mai, però ha delle cose molto carine questo negozio. Momento merenda, ho fatto alla fine una banana con una spolveratina di cannella e poi mi sto per scegliere un film da un film, volevo dire un video da vedermi insomma mentre mangio questa banana e poi mi sbrigo perché devo anche lavare i piatti, quindi eccomi. Allora, ho dovuto fare una pausetta perché ho la videocamera scarica, ovviamente oggi che voglio fare il vlog è scarica perché non ci ho pensato a caricarla ieri sera, e voglio far partire una lavatrice prima che la piccolina si sveglia a reclamare la pappa. E quindi adesso la faccio partire, così poi dopo averla allattata stendo. Allora, sto per fare la lavatrice, vi volevo far vedere i prodotti che sto utilizzando al momento per lavare in lavatrice, non i capi della bimba, quelli nostri. Felce azzurra, questo qua, la cenere vulcanica, ha un profumo veramente buonissimo, mi piace tantissimo. E c'è scritto smacchiante ravvivante, non ho visto grandi risultati, mettiamola così, senza un prodotto apposito. E poi sto utilizzando questo ammorbidente in versione ecoformato, diciamo così, morbido. Ne ho un'altra confezione ancora, mi trovo molto bene, ha un buon profumo. E poi questo qua l'ho comprato da poco, me l'ha consigliato mia mamma, io per assurdo non l'ho mai provato. Voi direte: cosa, l'Ace Gentile non l'hai mai provato? Perché so che è molto conosciuto da tantissimi anni l'Ace Gentile, ma non l'ho mai provato, e me l'ha consigliato mia mamma per le macchie più ostinate, quando proprio non vengono via, perché mi sta capitando appunto con i body soprattutto, che a volte le macchie appunto di pupù di Ale non vengono via, a volte sì, a volte no. Quindi se avete dei consigli, magari voi che siete anche mamme, insomma, scrivetemi qui sotto nei commenti come togliete le macchie di cacca da pannolino, dalle tutine, dai body. Io adesso proverò questo qui che mi ha consigliato mia mamma e vedremo un attimino. C'è scritto dietro appunto di mettere un tappo in lavatrice, l'ho messo ma non ci sono grandi macchie, però lo voglio provare, vedere anche che profumo lascia, e poi proverò anche sui body e le tutine di Alessandra con i suoi prodottini, insomma. Ragazze, questa è la mia salvezza. Sono contenta che tante di voi mi hanno detto che l'hanno acquistata, tante mamme che stanno allattando,
È veramente una manna dal cielo questa cremina, mi sta aiutando tantissimo perché nonostante sia 3 mesi quasi che al latto, mi sono rispuntate delle ragadi perché probabilmente si è attaccata male un paio di volte, quindi malissimo, un dolore pazzesco. L'altra sera piangevo dal dolore e grazie a Dio c'è questa che in poche ore mi rimette un po' in piedi, mi rimette in sesto per continuare ad allattarla, altrimenti avrei dovuto fermarmi dal male. E invece grazie a questa sono salva. E adesso prendo la mia piccolina che si sta svegliando. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno piccolina. Oh, quanta luce che c'è. Ok. E adesso vediamo la pappona. Tutta spettinata. Come siamo imbronciate, che ci siamo dovute svegliare, mamma mia, no! Pappa, pappa, pappa subito! Mamma mia, la mia bimba! Adesso tra un po' le vado a cambiare la tutina, perché oggi gli ho tenuto ancora la ciniglia perché aveva le manine e i piedini un po' freddini, perché in casa comunque non fa ancora caldissimo, adesso io sto bene così, però lei è piccolina, mi sembrava un po' più infreddolita, quindi gliel'ho ancora messa, così le sfruttiamo fino all'ultimo. E adesso però ci andiamo a cambiare, che tra tutine, sbavate di latte e pigiamini della mamma, tante lavatrici. Prima di cambiarci, quanto piace la musica a questa bimba? Eh? Sei la più bella del mondo, sei la più bella per me, sei bella come sei. Ma tu sei già una futura vlogger, guarda come guardi la videocamera, ti piace? Ti piace? Ciao a tutti, mamma mi sta cambiando il pannolino. Fai ciao. Ciao ciao! Che fai, sposti tutto così? Che tutina ci mettiamo? Eh? Che tutina ci mettiamo? E c'è la mamma! Hai visto che c'è anche mamma nel video? Ciao! Cu? Cosa vuoi dire? Ciao a tutti! Cucù! Chi è quella bella bimba lì? Col ciuffo. La bimba col ciuffo. Sa, vediamo un po' che tutina a mettere, va? Pasticciona! Vediamo questa di Minnie, ti starà? Mi sa che è un po' grossa ancora questa. Proviamo, dai. Vi facciamo vedere il risultato e dopo vi facciamo vedere il risultato. Ehi tu, Nala, che hai da dire? Ho sentito un rumore. E tu? E tu? Amore. Allora, è un po' in vena di capricciotti, piagnucola, quindi non riesco a capire se ha un po' di colichetta
o se ha sonno di nuovo. Adesso cercherò di capirlo. E la lavatrice guardavo che ha finito, quindi appena, appena riesco verrò anche a stendere. Nala è uscita in balcone e adesso vediamo un po'. Cosa c'è? Cosa c'è, amore mio? Oh. Cosa c'è? Dici? Sbavucchiona, guarda lì. Sbavucchiona. Eh? Eh sì, vuoi tenerti su da sola, ma sei bravissima. Oh, wow, la luce. Che bella la luce, guarda. Hai visto che bello? Ora c'è il tramonto. Eh sì, quello è il tramonto, amore mio, guarda. Si vedono le montagne e il sole dietro le montagne che va via. Povero, mi sa che c'è un po' di mal di panciotta. Qui ci vuole un massaggino. Ci siamo calmate. Questa posizione ci piace tanto. È vero? È vero? Angiolettina della mamma. Allora adesso aspetto che si calma un pochetto e poi vado a ritirare i panni, vado a stendere tra un pochino. Pagottina di mami. È arrivato il papà, the big daddy. Big daddy. Allora io sto facendo la pa... ma cos'è sta cosa? Aspetta, vabbè, io sto facendo la pasta. Ho addormentato Ale un po' tardi, perché Ale colichette, povera. E quindi stasera... Hai sentito questo ting? Sì, è il mio telefono. Ricorda? Tin tin tin. Ma loro non sanno che canzone è. Allora, vi do un consiglio spassionato, spassionevole. Andatevi a guardare, se avete Infinity, andatevi a vedere Trolls. Perché devo ammettere che... avevo messo un pezzettino a noi, su Instagram. A noi è piaciuto molto moltissimo. Gli diamo un bel 9,5. Sì, 9,5. Bello, molto 9,5. Carino. Molto molto è carino. È intrattenuto bene anche sia Federico che... scusate, sto dando... pugni. Che Alessandra. Che non sembra... non sembra... la censura non ci va... non sembra, ma... 2 ore e mezza per esprimere un semplicissimo concetto. Andate a vedere i Trolls. Comunque, io sto facendo il... cioè, sto facendo il cavolo, è già fatto. Non si prende il merito, così adminchiam. Facciamo un po' di pasta stasera, perché sono solo le 10:15, perché ho voluto aspettarlo, ma... Ciba! Questo sì che è amore. Dove la trovi più una che ti aspetta le 10:30 per mangiare? Ma te l'avevo detto, Magna, devi crescere tu. Questo è amore. Che love. Con le orecchie. Vabbè, e quindi vabbè, detto questo, ragazze, sì, io, lui si leva la maglietta. Io vado perché mi levo, sì, la maglietta, che sì, c'è il cavolo, sì, lei sì. Non vuole. Guarda come mi decapita. Grazie. Io mi levo la maglietta perché fa caldo. Di nuovo tira giù. Ma perché mi maltratti? Mi si spezza la schiena. Detto questo, ciao. Sempre nudo sto uomo, sempre nudo. Lamentati che il tuo uomo è nudo quando siamo io e te a casa, lamentati. Ciao. Momento stesura panni. E ho la maglietta solo perché sono sul... e ha la maglietta, e sì. E c'è un leggero venticello che è molto 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 gradevole. Mm-hmm. C'è guarda. Mm-hmm. Altrimenti poi lei mi rompe le scatole. Non è vero. Sì, esattamente, sì. Come me ne romperebbe lui se io mi mettessi in topless. Ma non è la stessa roba. Perché no? Scusa, quando sei al mare non ti metti i due pezzi? Sì. Vedi il mare? Cosa c'entra? Sono a casa mia sul balcone e voglio stendere i panni e reggiseno. E prendere testate. Ecco, lui può e io non posso rompere. Esatto. Certo. Vedo che finalmente dopo 5 anni inizia a capire.
Come no? Come no? Come no? Io aspetto solo che si leva la maglietta per levarla anch'io. Sul balcone no? Sul balcone. Bravo picciotto. Bravo picciottino. Bello, bravo. Vabbè. Ora stendiamo, tanto domani c'è il sole, voi non ci vedrete un tubo, cioè devo stare così perché vedete qualcosa. Beh. Vediate qualcosa. Mi fa il controllo dei verbi. Questo dentro, voglio stendere questo dentro. Questo dentro, sì, l'intimo lo stendo dentro perché... Perché nel mio intimo c'è Cino. No, vabbè. Dopo questa posso anche staccare, ragazze. Io gli ho messo questa cosa in testa. E lui mi ha detto, Capitan Bacinella. Ce la puoi fare, scusate, perdonate. Una volta tanto che rido non piango di lavegna. Oddio. Io sono ancora qua. Già. Allora, è 1:30. E Ale ha fatto il suo ultimo pasto, quindi adesso aspetto che digerisce. E poi la metterò a fare la nanna. E andrò anch'io a fare la nanna. Mi spiace non essere riuscita a vloggare, però anche Ricky voleva rilassarsi un po'. Ci siamo fatti un po' di coccole. Adesso è andato a dormire perché domani si alza presto. E niente, ci vediamo domani con un nuovo vlog. Ciao. Vuoi salutare? Scusa, amore.